Tre settimane esatte, venerdì 22 febbraio, alla chiusura della campagna elettorale, poi il voto. Tre settimane da raccontare, cantava qualche anno fa Fred Buongusto. Noi queste settimane le vogliamo raccontare, lo faremo con tutti gli ospiti che entreranno qui nella piazza di Agorà. Sono settimane nelle quali però imperversano ancora i sondaggi, imperversano le proiezioni sulle regioni avanti o indietro, dovremmo vedere poi ovviamente rispetto a chi o rispetto a cosa. Entrano degli elementi di cronaca fresca, però ancora, almeno dal nostro punto di vista, non sono entrati i veri temi della campagna elettorale, i temi che poi costituiscono gli impegni per chi in questo momento è candidato e poi dovrà sedere in Parlamento. Agorà vuole parlare di temi e lo farà come ogni settimana. Tra un attimo, dopo la sigla. Buonasera e bentornati ad Agorà speciale elezioni politiche. Ricordo, ma ormai i nostri telespettatori lo sanno bene, che Agorà è la piazza di TRM dove ci si incontra e soprattutto dove ci si confronta. Tre settimane intense quindi per una campagna elettorale difficile, perché per alcuni aspetti già incattivita e priva ancora di un serio dibattito, di un serio confronto sui veri temi che riguardano il futuro di questo paese. Ieri a Palermo c'è stato il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, stasera nel capoluogo siciliano c'è il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, sempre oggi a Palermo la Lega Nord ha presentato le proprie liste, ieri era stato invece il turno di Futuro e Libertà, domani ci saranno tanti altri appuntamenti che vedremo. Dobbiamo registrare, giusto per rimanere sulla cronaca dello scontro, anche in questo caso politico, registriamo il nuovo scontro tra Berlusconi e Bersani sull'Europa. L'ex premier oggi è andato all'attacco: dobbiamo abbattere Berlino oppure usciremo dall'euro. La replica del segretario del PD: no a battute da due soldi sulla Germania. In questa settimana in campagna elettorale è entrato veramente, veramente di tutto, sono entrate le polemiche sui pensieri che alcuni magistrati hanno raccolto relativamente ad altri magistrati, riferimento a Falcone e a Borsellino, è dovuto intervenire il CSM, è intervenuta anche Lucia Borsellino, in buona sostanza hanno detto lasciateli fuori dalle beghe politiche che è meglio. Giusto per non farci mancare niente, in questa campagna elettorale, almeno in questi ultimi due giorni, è anche entrato l'acquisto di Balotelli nel Milan, ma questo è un altro discorso. Tutte queste cose non sono i problemi reali e noi invece vogliamo parlare di problemi reali e lo faremo questa sera con i nostri ospiti. Sono quasi tutti qui in studio, un ultimo ospite ci raggiungerà tra poco e allora intanto io do il benvenuto a Cinzia Dato, grazie per essere grazie con noi, Centro Democratico di Bruno Tabacci, lei è capolista per il Senato. Perché le iniziali sono uguali, Cinzia Dato. Quindi. Esattamente, e quindi grazie, grazie mille. Benvenuto ad Enrico Trantino, buonasera, la destra di Storace, lei è capolista per il Senato. E figlio d'arte, questo è un riferimento che sicuramente possiamo offrire, perché certamente nella sua scelta, adesso poi lei ce lo spiegherà, c'è anche l'esperienza che lei ha respirato da sempre con suo padre. Sicuramente, più che altro c'è la cultura dei doveri e della passione che mi ha insegnato mio padre. Bene, ne parleremo tra un attimo. Benvenuto a Corradino Mineo, capolista per il Senato, per il Partito Democratico. Volto conosciutissimo, poi cercheremo di capire a questo punto. Allora, i nostri telespettatori, i nostri ospiti ce lo consentiranno. C'è chi sostiene, e questa è una cosa che poi ora chiederemo a Corradino Mineo, che in politica non dovrebbero mai entrare due categorie professionali, i magistrati e i giornalisti. Eppure. No, io non sono d'accordo. Ma poi penso che magistrati e giornalisti non fanno lo stesso lavoro. Devo dire che è un lavoro ancora più diverso di quello che c'è fra giornalista e politico o fra magistrato e politico. Ne parliamo. Tanto buongiorno. Esatto. Grazie a Laura Boldrini, benvenuta, capolista per la Camera nelle due circoscrizioni siciliane per SEL. Grazie per essere con noi e grazie a Pietro Alongi, candidato per il Senato del PDL. Buonasera.
Abbiamo citato Berlusconi in quest'ultimo scontro con Bersani di oggi, ma insomma non ci ritorniamo, almeno... No. Credo che sia importante oggi parlare, questa sera, parlare di programmi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Fra l'altro ricordo che il sito di Repubblica, repubblica.it, da oggi ha messo in rete la comparazione dei programmi fra tutti i partiti politici. Potete scaricarlo, sono 26 pagine, sono molto interessanti però, perché aiutano anche noi giornalisti a capire quali sono i punti di contatto, quali sono invece i punti di assoluta differenza. Io vorrei ricominciare proprio dall'onorevole Dato, brevemente, perché noi abbiamo poco più di 60 minuti ogni sera. Intanto, per conoscere i motivi dei sì ad una candidatura, ad una ricandidatura, nel portare avanti un progetto, nell'elaborare come prima esperienza un progetto, perché lei c'è in questa campagna elettorale ed è con questa lista, la lista di Bruno Tabacci. Io mi ero allontanata dall'impegno istituzionale, tra l'altro perché sono molto critica nei confronti di questo sistema elettorale che non solo seleziona personale politico inopportuno e talvolta imbarazzante, ma non lo mette in condizione di lavorare in modo autonomo, serio e incisivo. Quando mi hanno chiesto di fare il capolista del Centro Democratico con Bruno Tabacci per un impegno politico sulla mia terra, la Sicilia, che è la terra più problematica e invece più piena di potenzialità per lo sviluppo italiano, in questa terra dove lo smarrimento è grande, perché guardi, tra astensionismo, simpatia entusiastica per attori, guitti, saltimbanchi, proposte che vengono da una parte politica e alla fine si battono a favore dell'altra, insomma una confusione generale. Io ho giudicato davvero che ciascuna brava persona con un forte impegno civico dovesse spendersi. Guardi, il primo tema gravissimo è l'antipolitica. Su questo le voglio dire una parola. Questi sono temi che adesso approfondiremo. Insomma, io volevo rimanere sui perché della sua scelta. Lei è stata assolutamente chiara. Ha citato un elemento che è quello dell'astensionismo, che in Sicilia, dico, vale la pena ricordarlo ai nostri telespettatori, lo abbiamo sperimentato nella sua forza in occasione delle elezioni regionali. È un dato spaventoso che non avevamo mai raggiunto. Spaventoso, ma guardi bene. Quelli che oggi si rifugiano nell'antipolitica, tra l'altro assestando colpetti pericolosi alla visione della democrazia, alla nostra sicurezza nella democrazia, sono gli stessi che non si sono mai impegnati in politica, che fino a ieri dichiaravano con malcelato orgoglio: io di politica non me ne occupo. Ora, la democrazia ha una specificità, che è una costruzione che si regge sulla partecipazione dei cittadini. Se questa non c'è, la democrazia non può vivere sanamente. Questo è un assunto, poi dovremo anche capire, ma cercheremo di sviluppare il dibattito sui perché dell'antipolitica, se anche in politica si applica la fisica dei liquidi. Se un liquido lascia spazio vuoto, evidentemente un altro liquido entra. Non solo, ma è normale che la politica rispecchi le qualità di coloro che vi partecipano, non di coloro che si allontanano sdegnati o disinteressati. Chiarissimo, grazie intanto per questo. Enrico Trantino, allora, i perché di una scelta che la vede direttamente coinvolto in campagna elettorale? Forse mi verrebbe più facile spiegare i motivi per cui fino all'ultimo ero tentato dal non accettare la proposta di candidatura che mi è giunta da Francesco Storace. Io ho svolto attività politica attiva da giovane, da ragazzo, consigliere comunale fino al 1994, mi misi il letargo volontario, decisi quindi di non di guardar far la politica agli altri, fino a quando nel 2008 vi fu quella scelta che io considerai scellerata dell'onorevole Fini di confluire nel PDL. Là, a quel punto, io che ho sempre battuto per una politica di coerenza, da dove voglio morire, dove sono nato, ho deciso per questo motivo di aggregarmi alla destra. Adesso io credo che in questo momento che avete voi già anticipato di diffusa antipolitica, in gran parte incoraggiato da questi continui cambi di casacca del personale alquanto scadente che la politica ci propone, fosse il caso di dare una spinta per una candidatura che fosse
identitaria, che fosse di coerenza, che fosse di legame con quel passato, che male non fa, anzi la gente ha bisogno di riferimenti, ammesso che io poi sia un autorevole riferimento, la gente ha bisogno di riferimenti certi e sicuri in ragione delle proprie radici, in ragione del proprio passato, perché ha bisogno di sapere come una persona si muoverà, non se transiterà a un altro schieramento, addirittura a un polo opposto rispetto a quello nel quale è stato votato. Solidità personale è, secondo lei, giustamente una garanzia. Questo ci porta subito, ma lo teniamo un attimo in caldo, a parlare ancora una volta di questo sistema elettorale, proprio perché bisogna capire quali sono a questo punto le prospettive nel rapporto con la politica partecipata. Corradino Mineo, lo avevamo lasciato poco tempo fa a Rai News, lo ritroviamo in uno studio televisivo, impegnato in campagna elettorale, in questi giorni è stato a Palermo con Bersani. Torniamo alla domanda iniziale, lei non crede, diamoci di tu, possiamo, sì, come no? Tu non credi che i giornalisti come magistrati non debbano entrare attivamente in politica? Questo lo dico perché politica appartiene a tutti, la gestione della polis, della casa comune, di tutti, quindi un giornalista fa politica facendo bene il proprio mestiere. Però cosa scatta? No, indubbiamente un giornalista che fa bene il proprio mestiere fa politica, e io aggiungo, deve essere trasparente, perché un giornalista che lo nasconde, quelli che fanno i terzisti, quelli che vorrebbero, diciamo, amministrare informazione come si amministra giustizia, beh, insomma, questi sono piuttosto degli imbroglioni, che poi fanno passare sotto delle faziosità maggiori, perché per leggere la realtà, e la realtà in cambiamento, bisogna avere degli occhi, degli occhiali, una cultura. Allora è bene dirla, e però essere molto curiosi di tutte le altre posizioni e rispettosi di chi ti legge o di chi ti vede. Io penso al mio meglio, insomma, di averlo fatto questo per 35 anni per il servizio pubblico, ma facendolo mi sono reso conto che eravamo entrati in una crisi mondiale dell'economia capitalista, ma gravissima anche, e che questa crisi avrebbe sconvolto il sistema di potere che ha retto in Italia per molti, molti anni. È successo, infatti. L'Italia è arrivata quasi sull'orlo del baratro, per risollevarsi sotto Monti e con uno strano governo, una strana maggioranza, abbiamo pagato troppo, e hanno pagato soprattutto quelli che sono raggiungibili, perché gli altri hanno le loro fortune al sicuro. Spero che anche di questo certo parleremo. Si è scomposto questo blocco sociale e politico che ha retto il Paese per tanti anni in Sicilia, nella mia Sicilia. Io sono convinto che se cambia la Sicilia cambia tutto. E allora è stato molto forte la voglia di provarci, cioè di passare, di tornare in Sicilia per far politica e per organizzare il più possibile una mobilitazione dei cittadini che non deleghi più, non soltanto al centrodestra, ma neanche al centrosinistra. Questo mi sembra uno spunto chiarissimo che dobbiamo subito recuperare. La Sicilia la conosce bene Laura Boldrini per l'incarico per le Nazioni Unite che ha avuto relativamente alle vicende quasi sempre drammatiche dei migranti e degli immigrati. Quindi Sicilia porta aperta verso l'Europa, sì, ma molto spesso poi terra di nessuno, perché tante storie noi le abbiamo pure raccontate documentando quello che accade tra le due sponde del Mediterraneo. Perché il passo a questo punto di giocarsi direttamente in politica? Lei, lo ripetiamo, è capolista per SEL alla Camera. Sì, per me è stata una scelta molto difficile questa di entrare in politica, perché io per 24 anni ho lavorato alle Nazioni Unite. Avevo un lavoro che mi appassionava, un lavoro importante dal punto di vista dell'impatto che poteva avere, un lavoro ben retribuito, dunque io non ero una persona in nessun modo, in nessun caso in cerca di una collocazione o di un prestigio, ma il momento in cui appunto mi è stato chiesto di fare la mia parte, io mi sono un po' trovata con le spalle al muro, quando Niki Vendola mi ha chiamato, peraltro ero in Grecia, e mi ha chiesto di partecipare a un nuovo progetto di società, allora io mi sono detta, beh, certo posso dire di no, perché non mi obbliga nessuno, però poi mi sono ricordata tutti questi anni di lavoro svolti anche in giro per il mondo, perché di base in Italia, ma in giro per il mondo, e quante volte io ho sentito
voglio dire, il sentirmi inadeguata all'essere italiana, la mia italianità come qualcosa che mi dava disagio, perché in questi anni è stato difficilissimo essere italiani all'estero. L'Italia ha avuto un tonfo incredibile di credibilità. Per cosa siamo stati famosi all'estero noi in questi anni? Siamo stati famosi per gli scandali, per l'uso dissennato delle risorse e anche per le abitudini, diciamo, personali dell'ex Presidente del Consiglio. Gli italiani sono molto altro. Allora, aver vissuto questo disagio all'estero, aver anche poi visto il potenziale italiano non messo in atto, cioè l'Italia può fare molto in sede europea, in sede mediterranea, e aver visto come tutto questo invece non è mai stato sfruttato, nel momento in cui mi hanno chiesto di fare la mia parte, allora, se dicevo di no, poi non potevo più continuare a lamentarmi o a dire no, le cose vanno male. E ho pensato che fosse il momento invece di mettere questa mia esperienza a disposizione del mio paese e nel mio paese. E l'esperienza che ho maturato, quella più importante negli anni, io l'ho maturata qui in Sicilia, 12-14 anni più o meno di lavoro con i flussi migratori, no? Gli arrivi a Lampedusa e con tutto quello che ne è derivato in termini anche di populismo, di propaganda, come a dire che il Mediterraneo doveva diventare un muro d'acqua. Questo è stato un po' il messaggio che è passato negli ultimi anni. Questo poi sarebbe interessante pure approfondire, speriamo di poterlo fare stasera, è un aspetto che dico che vogliamo da siciliani. Che tocca la Sicilia profondamente. Esattamente, questa è una cosa che dobbiamo approfondire. Pietro Longhi, candidato per il Senato, lei in atto è vicepresidente della provincia regionale di Palermo, quindi comunque è un buon conoscitore delle realtà territoriali, di tutti quegli enti e quelle realtà che poi fanno sistema, come si usa dire, in singoli territori e anche tanto altro. Perché questo passo? Guarda, io sarò molto schietto, una candidatura con una legge elettorale, parlo degli addetti ai lavori, quindi la mia posizione è la 16 della lista, quindi probabilmente non potrò mai essere eletto, credo, sarà molto difficile, anzi impossibile. Perché scendo in pista e perché do un sostegno e mi candido? Mi candido perché il partito mi ha chiamato con grande responsabilità, ho detto sì, perché porto dentro il partito, in questa campagna elettorale, la storia politica di un uomo che si è speso negli enti locali. Per 10 anni ho fatto il sindaco, per 5 anni ho fatto il capogruppo in provincia e regione di Palermo, per 5 il vicepresidente della provincia, mi sono andato alle regionali, ho mietuto chilometri e chilometri di strada, ho parlato con tanta gente, conosco gli angoli di questa terra, conosco i problemi della terra e quindi credo di poter dare un contributo e portare dentro il mio partito e nel prossimo governo, al di là che possa essere eletto, dare un contributo e portare le riflessioni di quelle che sono le esigenze del territorio. Credo sia un aspetto estremamente importante. La politica come servizio, come spirito di sacrificio, credo che questo sia il senso che bisogna riscoprire nel nodo nuovo di fare politica, per non far lontanare la gente, come dicevano giustamente i nostri, non le voglio chiamare competitori, me ne guarderei bene. E io spero che oggi, anzi questa sera, si cominci a parlare senza urlare, con molto garbo, anche di programmi, che è l'aspetto più importante, quello che vuole sentire parlare la gente. Esattamente, allora parliamo proprio di programmi, cerchiamo però di inserirli in un orizzonte che è quello poi dei riferimenti politici certi. Vorrei ricominciare proprio da Corradino Mineo e poi allarghiamo ovviamente a tutti gli altri ospiti. È ovvio, a 3 settimane dalla chiusura della campagna elettorale, prefigurare possibili scenari, perché altrimenti insomma faremmo soltanto cose che poi restano in sospensione così. Corradino, il quadro politico che in questo momento sembra, quindi usiamo, delinearsi, soprattutto con questa legge elettorale, soprattutto con quegli scarsi spazi di manovra, insomma proprio oggi qualcuno cominciava a evocare il fantasma, perché di fantasma si tratta, del Prodi 2 al Senato, insomma parlare di programmi significa però mettere in campo una solidità politica che poi consenta agevolmente alla maggioranza di svolgere il proprio ruolo, all'opposizione di star lì a fare il ruolo dell'opposizione. Ci sono i margini per delineare nettamente una maggioranza e un'opposizione, oppure il rischio di arrivare alla vigilia del voto con degli elementi ancora indecifrabili? Guarda, come sai benissimo, alla Camera dovrebbe essere abbastanza facile, questa orrenda legge elettorale aiuta, nel senso che c'è un premio di maggioranza molto forte, di cui ha goduto per parecchie volte lo schieramento che si rifaceva a Silvio Berlusconi e di cui questa volta dovrebbe godere, se i sondaggi hanno ragione, e penso che l'abbiano, il centro-sinistra con il candidato premier Pierluigi Bersani. Al Senato la cosa è più complicata perché i premi sono regionali
E quindi una campagna elettorale che, come dicevi, non entra nei programmi ed è tutta finora purtroppo giocata su battute, schieramenti, sui guru, diceva Bersani, che insegnano ai leaders politici, anche a quelli che dovrebbero essere ex tecnici come Monti, a far battute fulminanti. In una campagna elettorale di questo genere, sul piano regionale i conti possono non tornare. In particolare l'oaio dell'Italia sono Lombardia e Sicilia. Se in Lombardia e Sicilia la coalizione centrosinistra non fosse prima, non ci sarebbe una maggioranza stabile al Senato. Io però confido che sia in Sicilia sia in Lombardia le liste per l'Italia Giusta guidate da Bersani abbiano una maggioranza, ed è un confidare non solo fideistico, ma mi pare per esempio che in Sicilia si sia talmente avvertito lo tsunami che ha travolto l'economia e il centrodestra, che questo possa permettere di confidare in questa cosa. Io spero che ci sia un governo stabile, perché il problema del superamento della vecchia maggioranza, quella insomma berlusconiana, non si esaurisce con il non mandarli al governo. È molto importante che non possano fortemente condizionare. Poi anche nel centrodestra ci sarà una rivoluzione e ci saranno nuove posizioni, ci saranno una destra più civile. Io penso che per l'Italia una destra diversa da quella che abbiamo conosciuto sia un regalo. Sono un uomo di sinistra, ma penso che anche una destra diversa sarebbe un regalo. Posso sentire subito Trantino su questo, quindi rimaniamo nell'ambito del ragionamento politico. Mineo diceva una destra più civile. Lei poco fa ha fatto riferimento allo strappo, lo ha definito così in buona sostanza, di Gianfranco Fini, che comunque si è allineato sulle posizioni di Silvio Berlusconi, confluendo per poi uscirsene fuori nel PDL. Che tipo di destra, che tipo di blocco di destra, di centrodestra moderato lei auspica, lei immagina? Sì. Contesto la definizione, contesto l'aggettivo di destra civile, quasi ci fosse stata finora una destra incivile, a meno che non lo consideriamo alla latina come una destra che proviene dai civium e quindi che sia quindi rappresentativa in questo caso di un maggior consenso popolare. Però io immagino una destra sicuramente un po' più estesa, un po' più ampia, un po' più pluralista se mi si vuole, un po' più inclusiva di quanto non sia stato fino adesso, perché certamente è stata una destra fortemente condizionata da uno strapotere del PDL, anzi da un'egemonia più che da uno strapotere del PDL, che alla fine però non ha saputo raccogliere, non ha saputo parlare alla gente, alla base, perché era, come l'hanno sempre definito, un contenitore di plastica, nel senso che un partito, soprattutto noi che veniamo da una certa tradizione politica, che non svolge congressi, che non si propone mai alla base, che non cerca cioè di interagire con quel popolo le cui istanze dovrebbe in qualche modo raccogliere ed esprimere negli organi rappresentativi, è un partito che poi comunque non conduce un'azione orientata ai bisogni veri della gente. E in questo senso pertanto mi auguro che ci sia un ingresso in Parlamento dei partiti chiamati più piccoli, che ci sia un ingresso dei partiti minori, perché si deve venire fuori da questo equivoco. Detto questo, poi sulla domanda sua principale, sulla governabilità, io non so se noi siamo qui per la campagna elettorale delle elezioni del 2013 o già per quelle del 2014, perché ho l'impressione, senza voler fare il menagramo, che comunque non sia una legislatura di ampio respiro quella che sta per cominciare. Per quale causa? La causa è un ingresso ingombrante del professore Mario Monti, il quale evidentemente non ha avuto abbastanza garanzie sulla sua eleggibilità al Quirinale e per questo si è voluto giocare la sua carta schierandosi. Mi dispiace che non ci sia con nessun competitore di quello schieramento, ma non è colpa mia. Però, per fortuna, perché sono le due principali coalizioni, gli altri non possono vincere. Ripetiamo a beneficio dei nostri telespettatori, che nell'arco di questo mese di febbraio, questa è già la terza puntata di Speciale Elezioni, cercheremo di avere tutti, impossibile poter dialogare contemporaneamente. No, basta leggere l'elenco delle liste, non possiamo farlo. No, però raccolgo l'indicazione dell'onorevole Dato, ha perfettamente ragione, perché vede, in Italia uno schieramento di centro potrebbe avere senso nel momento in cui fosse una sorta di moderatore di certi estremi fra centrodestra e centrosinistra, ma quando invece il centro poi non fa altro che rappresentare la vecchia Democrazia Cristiana, che qualunque schieramento venga eletta comunque si propone per un'ipotesi di governo, insomma Franco Spagna
magna purché se magna, come si diceva una volta. Allora a quel punto è fin troppo evidente che diventa un equivoco della politica italiana. E allora Prodi bis, io non lo so, ho l'impressione che il professore Mario Monti magari proporrà uno strappo della Costituzione per indicare quale premier Angela Merkel, visto quello che sta succedendo in questo periodo. Mi auguro che ci sia un po' più di sovranità nazionale, questo sicuramente. Questo ce l'auguriamo. Io torno un attimo dagli altri nostri ospiti, però onorevole Dato, Beppe Grillo, che noi andiamo in onda, lui va in onda in piazza Castelnuovo a Palermo in contemporanea a noi, proprio in questo suo tour in Sicilia, lo tsunami tour come lo ha definito, ha parlato dei partiti minori, li ha definiti, l'accezione che ha dato Grillo, poi ognuno la interpreti come desidera, li ha definiti i portatori d'acqua dei veri capi. La sua lista, ragionando in termini politici, quindi per quelle che potrebbero essere le prospettive, assolve questa funzione o porta anche qualcosa di più? Insomma, porta voti allo schieramento complessivo? Oppure... Grillo è un attore, non è un politico, e quindi non si è soffermato sul fatto che il voto purtroppo a volte esprime umoralità, ma dovrebbe invece esprimere scelta responsabile per le capacità di governo del paese, soprattutto in un momento così delicato e difficile. Ora, scusatemi, prego. Vorrei. È difficile. Allora, lui fa l'attore, purtroppo fa scena, c'ha dietro di lui lo scienziato un po' matto del topolino, del paperino, no? Che sta dietro il computer sognando di dominare il mondo. No, non lo so, non lo conosco. Io, ma... l'ho citato io, non è qui presente, quindi... No, per carità, però dico, questo è nell'immaginario delle persone ragionevoli, poi la gente ha bisogno, come dire, fammi sognare, no? E poi si lamenta che ha ceduto al fammi sognare. Il ruolo della lista Tabacci all'interno di questa coalizione. Voglio dire questo: il sistema elettorale ci costringe ad agire in coalizione con un comune programma di governo e un leader. Nel momento in cui il paese sta male, nel momento in cui i deboli sono moltissimi, nel momento in cui ci sono 8 milioni di poveri e questo trend e questa tendenza è in aumento, secondo lei che governo ci vuole? Ora voglio dire, non vi è dubbio che ci vuole un governo capace di difendere i deboli e capace di riattivare, riavviare lo sviluppo. Quindi un governo di centrosinistra. Abbiamo deciso con Bruno Tabacci, persona che gode di assoluta stima e che ha rivestito ruoli importanti, quindi voglio dire una stima non perché non ci ha ancora dato prova di sé, e poi è una stima perché ha già dato prova di sé in vari ambiti, con Bruno Tabacci ci siamo impegnati per rafforzare la vittoria del centrosinistra, riequilibrare il centrosinistra sul versante anche delle politiche che possano riattivare lo sviluppo. Questa è la ragione per cui ci siamo candidati. In Sicilia in modo particolare, le voglio dire una cosa, vede, non si parla più, non ci sono più i meridionalisti. Oggi che il meridione è al centro del nostro problema, tutti i paesi europei hanno risolto il problema del loro divario, del divario con il loro mezzogiorno, e l'Italia questo non lo ha risolto. La Sicilia è stata messa di nuovo al centro del mondo dalla storia. L'Italia non se n'è accorta, noi vorremmo fargliene accorgere. Su questo poi torneremo, perché è fallito, ha funzionato per molto tempo, ma è fallito quello che per l'Italia poteva essere un elemento di riferimento, cioè il modello Spagna, proprio sulla necessità di stare dentro il Mediterraneo. Però l'Italia deve dotarsi di un modello probabilmente originale a questo punto. Una forma proprio naturale nel Mediterraneo. Mentre live diamo il benvenuto a Giampiero Cannella, Fratelli d'Italia, lo facciamo accomodare, adesso sistemeremo il microfono. Alongi, lei è una persona dotata, questo lo dobbiamo riconoscere indipendentemente da tutte le cose di che ci stiamo raccontando qui in studio, dotata di molto equilibrio, e lei va sempre poi dritto alle cose senza nascondersi dietro un dito. È così. In questa campagna elettorale, questa presenza ingombrante di quest'uomo di 76 anni, Silvio Berlusconi, che prima c'era, poi non c'era, poi fa il passo indietro, poi lancia Alfano, poi va via Alfano, eccetera, eccetera. Secondo lei, guardando anche questa dinamica inevitabile proprio sulla figura di Berlusconi, quanto
porta realmente in campagna elettorale? Berlusconi che fa i sondaggi, che risale, che straripa nelle televisioni, adesso siamo in par condicio, quindi comunque l'equilibrio ci vuole. Voglio dire, questo partito ancora fortemente ancorato al suo ideatore, fondatore, Dominus, è un partito... Padrone. Questo è onorevole Dato, allora, non stava parlando Pietralongi. È un partito che comunque, indipendentemente dalla storia personale anche di Silvio Berlusconi, guarda oltre, ha degli scenari, degli orizzonti più ampi, oppure tutto si esaurisce con Berlusconi? La sua idea qual è? Ma per intanto non si esaurisce tutto con Berlusconi. Scusi, mi permetto di dire, interrompo ancora più chiaro, proprio perché ragioniamo in termini poi di coalizioni e di ampi schieramenti. Quindi dico, è un PDL mangia tutto oppure c'è spazio poi per chi collabora? Assolutamente. Mi piace due riflessioni molto veloci anche per quanto ci riguarda. Berlusconi non è ingombrante. Forse sarà ingombrante il 26 mattina per il centrosinistra che perderà le elezioni. Questa è la mia personalissima idea, dico, può darsi che non sarà così, gli elettori dentro l'urna poi decideranno, cioè. E fortunatamente qualcuno parla di ingombrante, qualche altro oggi ha parlato qui di padrone. Io dico che gli elettori dentro l'urna, quando entrano, sono loro con la scheda elettorale e la matita in mano. Quindi io credo che sarebbe opportuno pensare per un attimo che sono persone che hanno capacità di intendere e di volere e fanno delle scelte. Questa, dico, riflessione che faccio nei confronti degli elettori. Poi passiamo a un secondo aspetto. Veniva detto tra le righe da parte di alcuni dei presenti anche che questo è un partito di cartone. Io vi devo dare un dato molto veloce e molto importante che possa essere utile per quello che vale la territorialità di Palermo e della provincia di Palermo. Noi domenica abbiamo una riunione programmata con i nostri amministratori e la classe dirigente. Così, molto velocemente, saremo quasi 500 tra sindaci, consiglieri comunali, assessori e classe dirigente nella provincia di Palermo. Voglio dire che questo partito, a qualcuno sfugge, e sarà quello che gli farà perdere le elezioni domani, lo comprenderanno il giorno 26 mattina, questo partito negli anni, al di là della presenza forte e di spessore di Silvio Berlusconi, ha fatto crescere una classe dirigente importante che ha saputo governare gli enti locali, che ha saputo governare le province, che ha saputo governare anche ruoli importanti. Quindi credo che questa sia la vera chiave di lettura di questa campagna elettorale. Con tutto il rispetto e l'affetto, questa è una campagna elettorale che non c'è la preferenza, lo dicevamo poco fa, quindi si gioca tutto quanto attraverso le televisioni e gli incontri, e credo che questa sia l'aspetto significativo. E io sono convinto che il PDL, primo, non è un partito mangiatutti, ma è un partito che al suo interno ha guardato le diverse anime, e qui credo che sia importante questo dirlo questa sera, dove c'è un'area più di destra che in piena autonomia ha deciso, e sono Fratelli d'Italia e la destra dall'altro lato di Storace, e quindi riusciamo a convivere bene dentro insieme, a ragione di programmi e di progetti. Io sono convinto che il 26 avremo delle grandi sorprese. Scusa, per un attimo, l'onorevole Dato, senti, devo fare un attimo. Cosa ho detto di... dobbiamo dare la parola. Spero. Spero che non sono stato padrone per una semplice cosa, un partito che non ha mai celebrato un congresso nel corso della sua esistenza. Non è vero, poi fa il tesseramento. Mi pare che la Russa abbia fatto un tesseramento pazzesco. Hanno sciolto il partito. Devo fare per recuperare gli altri ospiti. Prego, esauriamo qui. Esauriamo qui. Non ha celebrato un congresso. Esauriamo qui. Alongi, prego. Questo è un partito che ha celebrato in Italia, a livello provinciale e regionale, in Italia i congressi ad ogni livello, e la sua classe dirigente territoriale. Questo forse a qualcuno sfugge. È chiaro che noi, diciamo con molta schiettezza, è un partito che ha avuto una grande capacità di sapersi confrontare al suo interno e di fare crescere una classe dirigente. Io porto appresso una mia storia personale. Non importa dove nasci, quello che importa è dove lotti. Noi lottiamo in questo partito insieme con il centrodestra perché siamo convinti che possiamo dare ancora un grande contributo a una svolta straordinaria per questo paese. Attenzione, mi spiego, la battuta di dove nasci nasce da un ragionamento molto veloce. Sì. Noi abbiamo avuto in questa terra un paese di tanti emigranti, sono andati fuori e hanno saputo fare la storia della nostra terra anche lì. In senso geografico, devo dare la parola a Gian Piero Cannella, però prima Laura Boldrini, esauriamo un attimo questo ragionamento a proposito degli emigranti. Sono stupita di questa cosa. Mi dica. Voglio dire, questa è la mia prima campagna elettorale. È come se noi qui stessimo parlando di personaggi che oggi per la prima volta si presentano agli elettori.
Cioè, negli ultimi 20 anni chi è la persona che ha governato di più questo paese? Oggi come si trova questo paese? Se si trova in queste difficoltà, se oggi abbiamo una situazione di questo genere, qualcuno ne avrà la responsabilità. Quindi il governo Prodi e D'Alema non c'era. Ma come? Su 20 anni? Su 20 anni il Prodi e D'Alema non c'era. Quanti anni ha governato Berlusconi? Come facciamo a ricrearci una verginità su questo? Ma per favore, un po' di rispetto. È come se qui questo disastro fosse causato dal nulla. Ma allora ci sono delle responsabilità o no? Per questo la gente si allontana dalla politica, perché i politici non sono in grado di assumersi le proprie responsabilità, e oggi la politica fa ricorso a noi, che di politica appunto a oggi ne siamo proprio fuori, no? In qualche modo noi siamo energie nuove nella politica, perché a oggi quello che la politica ha fatto vedere di sé non è uno spettacolo edificante, c'è stato l'allontanamento della gente. Io per prima sono indignata da quello che ho visto in questi anni. Allora, oggi c'è una enorme crisi economica in questo paese, io sono candidata in Sicilia, nelle Marche. Che cosa unisce queste due regioni? Quasi niente, se non la crisi economica. Non c'è un comparto dell'economia che va bene, le donne non lavorano, quando lavorano lavorano a part time, il 52% delle donne lavorano in Italia, ma le pare una cifra accettabile per un paese sviluppato? I giovani non lavorano, le università perdono giovani per strada, 60.000 ieri giovani. È scomparsa la Sapienza di Roma, un intero ateneo. Non c'è un problema con questa società, e allora come ci siamo arrivati a questo? Scusami, quindi il problema è Berlusconi. È gran parte Berlusconi, certo. Mi sembra evidente. Baldini, negare la realtà. Baldini, cosa vi fa sentire molto vicini, cosa invece ancora distanti, pur stando in un'area vicina con il Partito Democratico? Guardi, io penso che con il Partito Democratico ci sia una estrema chiarezza di intenti. Per non soccombere, questo paese deve cambiare. Per cambiare solo il centro-sinistra può fare la differenza. Dunque l'alleanza di centro-sinistra è l'alternativa per non soccombere, perché questa società non è equa, non è equa, non è basata su equità, quindi non è sostenibile. Se le persone non hanno stipendi che possano sorreggere il prezzo, il costo della vita, non spendono, e se non spendono l'economia si ferma. Dobbiamo rompere questo circolo vizioso. Chiarissima, grazie. Gian Piero Canella, intanto benvenuto, lei è arrivato, Riccardo, grazie. È arrivato in corso d'opera, era da Grillo forse, no? Stavo visitando degli insediamenti produttivi a Termini Imerese, devo dire che ho trovato una realtà vivace nonostante le difficoltà, e questo mi conforta. Che realtà è questa giovane realtà di Fratelli d'Italia, e che tipo di rapporto, visto che parliamo per ora in termini di alleanze di grosse aree, che tipo di rapporto c'è con tutte le altre forze del centrodestra? È una realtà sicuramente giovane, nata a ridosso sostanzialmente delle festività natalizie. È una realtà che nasce dall'esigenza di rappresentare un'area politica e culturale che era sottorappresentata all'interno del PDL dopo la fuoriuscita sostanziale di Gianfranco Fini e l'assunzione di posizioni assolutamente inconciliabili con una tradizione e una cultura di destra. Si è sentita appunto l'esigenza di dare rappresentanza a un'area politica e culturale, quindi di declinare tutta una serie di messaggi che probabilmente in un partito come il PDL rischiavano di essere molto poco visibili. Quindi grazie alla coraggioso, devo dire, senza paura, è uno dei nostri slogan, alla coraggiosa iniziativa di Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni, è nato questo partito, che non è un partito piccolo, ma è un partito giovane, molto giovane ovviamente. La nostra battaglia è nel far conoscere il logo, il simbolo, il partito e la sua classe dirigente, che ovviamente lavora in assoluta sintonia con gli altri partner del centrodestra, con delle diversificazioni che sono di metodo e di merito, ma ovviamente con un... diceva Piero Longi una cosa: non è importante dove nasci, io dico non è importante da dove vieni, ma è importante dove vuoi arrivare. Ecco, noi abbiamo un progetto comune con gli altri partner del centrodestra e quindi lavoriamo in piena sintonia. Siete allora tra il PDL e la destra di Storace? Ecco, diciamo che lo spazio politico è quello che... Lo posso... Sì, sono d'accordo, però se mi fai concludere però il concetto subito sul mio partito, diciamo... Parliamo intanto... Volevo solo dire che occupa lo spazio politico che fu di Alleanza Nazionale. Ecco. Sì, no, quello, è questo. In questo senso, volevo tradurlo. Giusto. Oh, andiamo al futuro. Chi di voi subito si impegna per il partito che rappresenta a mettere come...
primo punto della nuova legislatura, immediatamente i tempi del dibattito parlamentare devono esserci. La riforma della legge elettorale. Noi siamo per abrogarla subito questa legge elettorale, perché è terribile, assolutamente sì, la riforma della legge elettorale subito. Io sono per il doppio turno di collegio perché mi pare importante che gli elettori possano scegliere sia il candidato che preferiscono, sia il meno peggio di quelli che scelgono più elettori, e questo è fondamentale per il Paese. Però sono anche per una legge subito sul conflitto di interessi, perché non è possibile. Ora un amico di Berlusconi si sta comprando pure la 7 è una maledizione, appena cresce qualcuno la compra e le mette la prima volta è stata acquistata 24 ore dopo, E ogni volta che cresce qualcuno le mette la sordina. Parlo della 7 per non parlare della Rai, per evitare che qualcuno dica sei troppo legato alla tua ex azienda. E due, e poi non solo, perché per esempio reintrodurre il falso in bilancio, vediamo la storia del Monte dei Paschi di Siena, ma chi è che fa lezioni? Chi ha tolto il falso in bilancio, cioè lo strumento fondamentale che i procuratori avevano per intervenire sui reati finanziari? Ma c'è una cosa che mi devi far dire, perché è importante. Se no i discorsi li lasciamo appesi. Prego. Allora, Silvio Berlusconi è un uomo di grande charme e di grandi capacità politiche, ma è anche un signore che in questi giorni sta raccontando, lo ha raccontato, la Germania si allinea o noi usciamo dall'euro. Ora, signori miei, siciliani carissimi, uscire dall'euro è un'operazione che si può anche fare e ce la si può intestare, ma bisognerebbe dire alla gente: guardate che uscendo dall'euro avremo 2 anni di crisi disastrosa, chiuderanno un sacco di aziende, falliranno delle banche, saremo costretti ad affrontare una traversata del deserto. Ma questo Berlusconi non lo dice, e invece dice una cosa in assoluto contrasto, e che vuole togliere il limite dei 1.000 euro per il contante, con il risultato drammatico che si evaderà ancora di più. Questo mi provoca un po' di ilarità, nel senso che perché nel momento in cui mi si dice che il problema è la tracciabilità degli oltre 1.000 euro, quando ci sono 12 miliardi di euro di bonifici che non si sa dove sono finiti, esatto, che nessuno ha visto, grazie a una banca che apparteneva in gran parte al PD, credo che la fonte da cui proviene questo monito sia un po'. Perché la fondazione di chi è? Questo la fondazione è del Monte dei Paschi di Siena è vostra, non, è stata non, un'operazione no. indecorosa, vergognosa, che è stata pagata dagli italiani con l'IMU sulla prima casa. Sulla Banca d'Italia, sulla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, da che è partecipata la Banca d'Italia, dagli istituti di credito, fra cui Trattino De Paschi. Lei lo reintrodurrebbe il reato che è stato depenalizzato di falso in bilancio, al di là dello specifico episodio, che è abnorme, questo dico è una valutazione da cronista, per cui quando non c'entrano le valutazioni politiche, del Monte dei Paschi di Siena? Voglio dire, in tempi di assoluto rigore, necessità di essere rigorosi a tutti i livelli, il reato di falso in bilancio voi lo reintrodurreste con un disegno di legge? Guarda, io sono penalista e le dico che sicuramente lo reintrodurrei, ma introdurrei molte ipotesi di reato che in Italia non esistono. Perché, cosa voglio dire, se per esempio dovesse emergere che il vertice del Monte dei Paschi di Siena si fosse presa una mazzetta da miliardi di euro, non sarebbero passibili di alcuna conseguenza penale perché non sono pubblici ufficiali. Quindi, mentre in Francia, mentre in Germania ci sono delle forme di repressione anche di queste figure che non sono pubblici ufficiali, in Italia non c'è. In questo momento il vertice del Monte dei Paschi di Siena è passibile di una condanna per il massimo della pena di truffa aggravata a 4 anni e 6 mesi, quando invece c'è gente che per aver chiesto 100 euro, anzi neanche 100 euro, il posteggiatore abusivo che chiede 1 euro altrimenti graffia la macchina, la pena minima è 5 anni. Considerate voi se 1 euro è più grave di 12 miliardi di euro. La sua e la vostra riflessione, perché le metto insieme, sono assolutamente giuste. A questo punto eravamo partiti dalla legge elettorale. Dal momento che questa legislatura si sta chiudendo in maniera forse emblematica con il Monte dei Paschi di Siena, probabilmente mettere insieme tra le priorità della prossima legislatura la legge elettorale è qualcosa che riequilibri i tanti squilibri abnormi che sono sotto i nostri occhi. Probabilmente è un impegno di tutte le forze politiche. Sicuramente sì, il problema è che lo era anche nel 2008, questo voglio far notare. Nel 2008 i partiti anticipano la mia domanda. Il primo impegno sarà la modifica della legge elettorale. È trascorso una legislatura, la legge elettorale resta questa. Onorevole Dato.
Guardi, io ho presentato, mi sono occupata di questioni elettorali anche perché sì. di mestiere insegno scienza politica, quindi voglio dire è una materia di mio e condivido l'opinione di Corradino Mineo, il miglior sistema per l'Italia è l'uninominale, comunque il maggioritario uninominale, per il cittadino sa chi vota e può a lui... può controllarlo, può chiedere conto e ragione. C'è, quando infatti le dicevo che io ho provato questo sistema ed è aberrante. Poi sulla prima cosa da fare, lascerei perdere questi argomenti, mi sembrano polemiche strumentali, argomenti seri adoperati in campagna elettorale in modo per forza partigiano. Però mi scusi, la politica si continua a interrogare sul ruolo spesso straripante delle banche. E ah, ma non vi è dubbio. È un problema europeo. Quindi guardi, su questo io ho delle opinioni precise. Tra l'altro, io, tra l'altro, chiedo scusa. Non ci accavaliamo? Prego, se ti interrompo, prego, però voglio dire che le banche dovrebbero tornare a fare il loro lavoro, di dare credito ai cittadini. Oggi i risparmi vengono usati in una maniera spregiudicata e i cittadini non hanno più accesso al credito, e così le piccole imprese sono strozzate perché le banche investono, fanno speculazione finanziaria. L'articolo 47 della nostra Costituzione parla del diritto al credito, ma anche del controllo che ci deve essere, il controllo che forse non c'è. Laura, vorrei aggiungere una cosa. Lei sa perché in Sicilia l'indebitamento delle famiglie è minore che nel resto d'Italia? Perché le banche i soldi ai siciliani non li danno proprio. Io sono per il modello tedesco, dove la banca non solo dà i soldi, ma investe in proprio, rischia in proprio nell'economia, quindi non fa finanza, fa economia, che è il nostro problema. Però le voglio rispondere quando lei dice la prima cosa che farete. La prima cosa che farei o che farò, io l'ho già fatta. Nel senso, io ho lavorato lungamente, ho avuto la gioia di avere il sostegno di Rita Levi Montalcini, sono i disegni di Cinzia Dato, Rita Levi Montalcini, che riguardano occupazione femminile, occupazione giovanile, sostegno alle famiglie, modello di welfare. Senza questo il paese non cresce. Di recente ho pubblicato un libro dal titolo Goodbye Italia, a proposito di emigrazione intellettuale, La Repubblica che ripudia il lavoro delle donne e dei giovani. Ne parliamo tra 10 minuti, quindi non mortifico questo spunto, perché di cervelli che vanno via, di professionalità che vanno via e di speranze che vanno via, che sono quelle dei giovani laureati che comunque poi varcano la frontiera. Lei oggi, Laura Boldrini, ha fatto un intervento molto duro proprio su queste università, o che si perdono o che sfornano laureati per l'estero. Vanno all'estero, l'estero, l'Europa ha il meglio dell'intelligenza italiana. Che un paese non capisce che fare un investimento nella società e nella cultura e nella università e nella ricerca riporta, ripaga. No, noi i migliori cervelli ce li facciamo prendere dagli altri. Non riusciamo ad occuparli in Italia per alcune ragioni strutturali. Due sono queste: abbiamo imprese troppo piccole, la piccola impresa, il suo vantaggio Onorevole competitivo Dato. Non ce l'ha nell'impiegare. Tra un attimo, vorrei chiudere con Cannella forza lavoro di qualità. Vorrei chiudere con Cannella e con Alongi. Siete esponenti comunque della maggioranza che ci sta portando al voto. Questo tema della legge della maggioranza insieme col PD. Insieme col PD sicuramente, eccetera. Scusami, no, perché magari siccome ne parliamo la maggioranza composta insieme col PD, del governo Monti e con Monte. Sì, con una serie di distinguo che poi negli ultimi mesi. Alongi. Mica ho detto una mala parola. La legge elettorale. Se qualche formazione che è estrema che prende voti da sinistra. La legge elettorale, il PDL. Sembrava comunque fino a 30 giorni, 40 giorni fa, tutto sommato, pronto, poi si è fermato tutto. Allora, ma non solo per colpa del PDL, non per colpa del PDL, ma complessivamente credo. Però voglio dire, l'eterna incompiuta della legislatura che si va a chiudere con un paese che reclama la necessità di essere direttamente in prima persona coinvolto nella scelta di votare. Veramente un partito come il PDL, indipendentemente ora dall'esito delle elezioni, dal 27 febbraio si intesta l'impegno a cambiarla questa legge elettorale. Un impegno preso dal PDL, dalla sua classe dirigente, dal Gino Alfano, a Silvio Berlusconi, al presidente Schifani e a tutti gli altri. C'è una grande voglia e volontà che viene anche dalla base, chiaramente, della politica ad ogni livello. Però mi permetto di aggiungere tre cose molto veloci. Sì. L'abbiamo già visto. Allora, Alongi. Stavo aggiungendo ho tre detto, cose. Ho detto, come hanno detto gli altri, con le cose che fareste, io volevo dire due cose che faremo prego. E che faremo sicuramente appena eletti. Abolire il finanziamento dei partiti.
ad ogni livello, e credo che sia la cosa più importante. E due, mi permetto di dire, questo è quello. Guardi, questo è il nostro, mi scusi, facciamo la sensazione, finisco, e due, se mi viene prego. È l'eliminazione dell'IMU, è l'eliminazione dell'IMU. Siccome parliamo di programmi, e questi sono punti nel nostro programma. Se... Cannella, le primissime cose, poi andiamo subito su Dimo, ma dobbiamo parlare di redditi, famiglie e lavoro, perché altrimenti poi se no... Allora, volevo rispondere sulla legge elettorale, visto che hanno parlato un po' tutti su questo tema. E, la legge elettorale si è arenata perché alcune forze politiche hanno scommesso sulla riproposizione del governissimo con Mario Monti, e quindi il dibattito alla fine si è arenato su soglie, quote che avrebbero sostanzialmente reso necessario una nuova grande coalizione. È proprio la storia del motivo per cui si era nata la riforma della legge elettorale. Dopodiché io credo che occorra restituire ai cittadini la possibilità di esprimere ovviamente il proprio rappresentante. Questo secondo me si può fare con un sistema maggioritario e con delle primarie vere, cioè primarie stabilite per legge, quindi inserite in un sistema elettorale per la scelta dei candidati nei collegi uninominali. Laura Boldrini, andiamo ad un altro tema. C'entra l'IMU? Perché quest'anno per pagare l'IMU le famiglie, la media delle famiglie italiane, si è anche indebitata. Sì. Quindi hanno contratto prestito per pagare l'imposta. Sì. E speriamo che l'IMU sia servita non certo a risanare le sorti delle banche, ma sia servita per altre scuole. Questo lo spieghiamo tutti, noi che abbiamo pagato, tutti quanti abbiamo pagato l'IMU. Le famiglie che hanno pagato l'IMU però hanno acquistato di meno. Acquistando di meno l'economia si è contratta, allora è un circolo vizioso. Sì. Le previsioni degli analisti, che sono cose che abbiamo sentito tutti, soprattutto in questa fase centrale di campagna elettorale, sono pessime per il 2013. Che ne dica il Fondo Monetario Internazionale, che colloca a 3 mesi o a 6 mesi del 2013. Ma anche la Lagarde ha detto che bisogna avere una tassazione più equa, perché se no i consumi non ripartono. Si prospetta un anno di lacrime e sangue come il 2012. Sì. Allora, per far sì che ci sia una tassazione più equa, che le imposte siano certamente in progressione più leggere, e soprattutto che tolte a livello centrale non rientrino dalla finestra a livello di tributi locali, come si fa, con quali provvedimenti si rimette progressivamente in moto l'economia, si dà un po' di sollievo alle famiglie e si dà fiducia a chi vuole aprire un'impresa che oggi... nasce già morta, praticamente. Beh, intanto questa IMU è veramente iniqua, e questo a detta di tutto l'Europa appunto ci ha bacchettato perché non era progressiva. Dunque SEL ritiene ad esempio che chi paga l'IMU meno di 500 euro non la debba proprio pagare, perché è una fascia comunque da tutelare. Poi un'IMU progressiva ci deve essere, ma deve essere progressiva. Ora qui veramente si rischia che noi stiamo facendo una società in cui le persone che guadagnano di meno pagano di più. Ma questo non è possibile. Allora, chi ha rendite finanziarie, chi ha capitali finanziari dovrà fare anche la propria parte. Non si tratta di voler spaventare chi ha tanto, ma si tratta solamente di dire a chi ha tanto di fare di più la propria parte. In America questo è già avvenuto, cioè i grandi capitalisti americani hanno sollecitato appunto Obama a dire: noi è giusto che paghiamo di più dei nostri dipendenti. Ora invece in Italia questo non è così. Chi ha il piccolo dipendente, non so, il dipendente, l'operaio, paga un IMU pesante, non può neanche quindi attivare, comprarsi delle cose, che questo attiverebbe l'economia, no? Allora, Questo non funziona. Parliamo di IMU sulla prima casa, lei dice progressiva, quindi. Sì, progressiva. C'erano però altre opinioni, ad esempio sull'abolizione totale dell'IMU per la prima casa entro certe fasce di reddito, più o meno. La vostra opinione qual è, Trentino? Poi sento tutti gli altri su questo. L'abolizione dell'IMU della prima casa, d'altra parte le risorse si possono trovare e anche incidere sull'elusione e l'evasione fiscale, proponendo la deducibilità di ogni spesa. In questo modo ripartirebbe il commercio, e in questo modo
sarei il primo io a pretendere lo scontrino anche per il caffè, laddove il barista qualche volta se lo dovesse dimenticare, perché vado a dedurre tutto. A quel punto l'economia diventerebbe più virtuosa, si eliminerebbe quell'evasione di cui parlavo prima e soprattutto partirebbe di nuovo, si darebbe sprint a quel prodotto interno lordo che è arenato grazie a questa pressione fiscale che non agisce solo sulle classi meno abbienti, perché io mi devo considerare, grazie al cielo, un privilegiato, ma se nel passato sostenevo qualche spesa in più indifferente alle conseguenze, adesso sono il primo a trattenermi, proprio perché questa condizione oppressiva sicuramente incide anche sulla mia disponibilità alla spesa. E il PIL come dovrà aumentare mai nel momento in cui anche uno come me comincia a porsi questi problemi? E allora, in quel modo, con una serie poi di altre iniziative che passino soprattutto, come dicevo prima, maggiore sovranità nazionale per la privatizzazione, chiedo scusa, perché la Banca d'Italia ritorni a essere banca pubblica, anzi comincia a essere banca pubblica e quindi che non abbia un interesse di profitto quale interesse cui orienta la propria scelta. Agire pertanto su questo tessuto, io credo che si potrà dar spazio alle classi meno ambienti, oltre ad alcune proposte che noi già abbiamo reso vigenti nella Regione Lazio, che stiamo cercando di rendere vigenti nella regione siciliana, perché proprio l'altro giorno gli onorevoli Ioppolo e Musumeci hanno presentato un disegno di legge in tal senso. Mi riferisco al mutuo sociale, quel social housing in voga in alcune esperienze anglosassoni, con quale si consentirebbe alla persona che non ha la casa di chiedere alle istituzioni pubbliche il finanziamento da corrispondere poi nella misura di interesse dell'1%. In questo modo finalmente daremmo forza alle classi meno abbienti. Tra un attimo sento Mineo e tutti gli altri. Cannella, su questo discorso dell'IMU da alleggerire per essere poi un primo elemento di un nuovo circuito virtuoso, definiamolo così, per rimettere in moto progressivamente l'economia, lei ci crede? Sì, io ritengo che l'IMU sulla prima casa vada abolito, ritengo nel nostro programma che vada sancita la impignorabilità della prima casa, dell'abitazione, e poi ritengo che la nostra economia deve essere rimessa in movimento, in questo sono d'accordo con l'amico Trantino, con un sistema fiscale che prevede appunto la deducibilità come negli Stati Uniti, non soltanto in questo senso, ma anche eliminando una legislazione che è ipertrofica e che per esempio scoraggia gli investimenti, una serie di legacci che certamente scoraggiano anche l'iniziativa privata, e quindi restituendo fiducia e potere d'acquisto alle famiglie, l'unico modo. Questo, ecco, dico, questo per quanto riguarda l'imposizione fiscale, le famiglie, per quanto riguarda i consumi che in questo momento sono fermi. Oggi l'Istat ha diffuso dei dati che erano attesi, in realtà li abbiamo visti tutti, abbiamo superato la soglia dell'11% di disoccupazione. Il 36% di quella giovanile. E il 36%, ricorda Corradino Mineo, di quella giovanile. Al sud, guardate, non leggo i dati perché siamo verso la chiusura del report della Fondazione Curella, ma sono dati drammatici perché in alcuni segmenti sì, sono dati che raddoppiano la percentuale, assolutamente proprio raddoppiano. Quali politiche, siamo veramente quasi in chiusura, poi vorrei che ciascuno di voi facesse un proprio appello al voto, quali politiche serie, immediate per dare, intanto per non far perdere il lavoro a chi ce l'ha, ma soprattutto consentire ai giovani che altrimenti poi vanno via, laureati o non laureati, a inserirsi. Mineo, guarda, soldi ce ne sono pochissimi, perché questa è la caratteristica complessiva della crisi. Allora, la prima cosa da fare è non un euro a quello che è il settore parassitario e intermediario, che è secondo me il settore portante del blocco di potere che ha governato per 15 anni l'Italia con Berlusconi, e in Sicilia è il settore portante della mafia, intesa non solo come organizzazione criminale ma come classe che ha sfruttato quest'isola da sempre. Basta, anche con le promesse che non possono essere mantenute, perché ne avete fatte tante, ve ne aggiungo un'altra. L'amico Grillo dice 1000 euro a tutti, ma sarebbe bellissimo, noi le prenderemo tutte, no, noi prenderemo tutte queste Bersani avrà sul tavolo tutte queste proposte, dice però poi dovrà fare i conti. Ciò che c'è, allora, in cassa. Il problema vero è questo, non un euro per un impiego che non sia produttivo, diamo anche finanziamenti europei ai settori strategici in cambio di occupazione e di sviluppo, le autostrade informatiche, l'economia, l'ecologia sostenibile, il grande progetto della CGIL, qualcuno dice che la CGIL non ha una cultura di governo, per difendere l'assetto idrogeologico del paese, per evitare che
ci cadano addosso la scogliera amalfitana oppure le Cinque Terre. Questo è una lotta dura a tutto quello che è l'evasione e l'elusione fiscale, perché quello è il punto. Ecco, in aggiunta a questo, investire sulla ricerca si può per creare lavoro e occupazione, Boldrini, condivido pienamente. Allora, c'è anche la spesa militare, se permettermi, perché io non penso oggi che sia prioritario per il nostro paese investire in F-35 120 milioni di euro l'uno, 15 miliardi di investimenti. Allora, ma come facciamo noi oggi che incontriamo le persone, che andiamo a sentire i problemi della gente, a dire no, la spesa pubblica riguardo al sociale è stata tagliata del 75%, quindi tu c'hai un padre che non si può muovere, non importa, perché io preferisco comprare la F-35. Ma come si fa a spiegare questo? Ma che scelta sarebbe questa? È folle. Quindi meno spese militari e riattivare il fondo sociale per le persone disabili, per le persone non autosufficienti, per le donne che fuggono dalla violenza domestica e poi ci lamentiamo del femminicidio, che non possono più andare nei centri di rifugio, nelle case rifugio, perché non ci sono fondi. Quindi invertiamo le priorità di questo paese. Perfetto, chiarissima, stavo annuendo, perché partiamo dal sociale e poi andiamo ad altre cose, evidentemente. Alongi. No, aggiungo questo, sono punti che sono inseriti anche nel nostro programma, un aspetto straordinariamente intelligente che ha avuto nella redazione del programma. È una notizia, voglio dire. No, come? Non l'ho capito. È una notizia. Senso, su alcune prego. Un progetto, credo che è stato accennato, un investimento anche da parte dei privati per rimuovere l'economia, il privato va incentivato. Un sistema nuovo, un sistema moderno, adotta un'infrastruttura dove chiunque può investire fino al 90%, nel recupero di un'infrastruttura importante che può fare crescere il paese, può essere poi data chiaramente in gestione e quindi voglio dire può fare crescere l'economia. A questo aggiungo, è importante guardare ai giovani e dare un sostegno ai giovani. Con questo, un'assunzione, assumendo un giovane con un contratto a tempo determinato, per 5 anni la detassazione completa dei contributi che vengono pagati. Poi su Corradino Mineo volevo aggiungere, siccome mi è sfuggito il passaggio sul segmento mafia in Sicilia per quanto riguarda la media, volevo comprendere, anche perché voglio dare un dato di cui ne vado orgoglioso, e ne vado orgoglioso per un motivo su tutte, bisogna ricordarlo questo e lo dico in ogni luogo. Il governo Berlusconi sul contrasto al fenomeno mafioso, che se ne dica, in questi ultimi anni del suo governo ha messo in moto un sistema che è quello dei beni della confisca dei beni, ma aggiungo la legge La Torre, ma c'è una norma ultima, scusate, 30 secondi, ma è importante, oggi puoi confiscare i beni anche dopo morto ai familiari. Prima questo non era possibile, questo avviene grazie a una norma che ha fatto Berlusconi. Su questo sappiamo che avete opinioni assolutamente. Finisco che è importante, grazie alla forza di questa norma, che è stata inserita negli ultimi anni in modo particolare, quindi rimodulata e rivista, mi permetto di dire, sono stati confiscati nel nostro paese quasi 15.000 immobili complessivi, tra aziende e immobili, per un totale quasi complessivo di 20.000 miliardi di euro. Chiedo che sia un fatto importante. Bisogna farli fruttare. Ma ci mancherebbe. Finisco che è importante, è giusto ricordarlo, bisogna conoscere la storia. Farli fruttare, mi pare che c'è un nuovo soggetto, che è quella dell'Agenzia dei Beni Confiscati, che è stata voluta fortemente da Berlusconi e che la sede è a Reggio Calabria, a Palermo, proprio per far mettere in moto e fare fruttare questi beni. Mi pare che va ricordato. Velocemente, Trentino. Due punti innanzitutto. Il volano dell'Italia sono state sempre le piccole e medie imprese, che in questo momento sono in condizioni asfittiche, perché nonostante vantino tanti crediti con le pubbliche amministrazioni, non riescono ad esigere, per le ragioni che ben conosciamo, di depauperamento delle risorse finanziarie. Si può fare ripartire l'economia proprio dalle piccole e medie imprese nel momento in cui si agevola il loro accesso al credito, cose invece di cui non dispongono più per ragioni che sono state dette. Secondo punto, la spesa pubblica italiana, questa mostruosa spesa pubblica, solo per il 52% agisce sul welfare, il resto sono tutte voci che possono essere controllate. Mi fa specie che i due partiti principali del blocco del 2008, intendo PDL e PD, di fatto abbiano annuito alla realizzazione di una delle più inutili opere che esiste in Italia, parlo della TAV, che costa 17 miliardi di euro, quindi più di 5 volte in più rispetto a quel che si può incassare dall'IMU per la prima casa. Si può cominciare anche da questo.
Spunto interessantissimo, onorevole Dato, prego. Io, e poi chiudiamo con Cannella e poi abbiamo 30 secondi ciascuno. L'argomento è delicatissimo, è importantissimo, sì, perché lo si possa esaurire nella ristrettezza di questa trasmissione. La ringrazio per l'invito, ma però qualcosa così. Non posso che scusarmi per i tempi che abbiamo a disposizione, no, che sono questi. La ringrazio, no, ma mi scuso io se ne... Laura Boldrini diceva la difesa, cioè le spese militari, gli F-35. La difesa non può, non deve, non ha ragione più di essere nazionale, è una cosa che deve esistere in Europa, facciamo ridere i polli, c'è uno spreco incredibile, è un'inesistenza nostra, la difesa è europea, non più nazionale, via. Giovani, lavoro. Ma guardi, io non saprei da dove cominciare. Quando parlano di riforma del mercato del lavoro, vi siete accorti? Parlano all'ingresso e all'uscita. Tutto quello che ci sta in mezzo non viene toccato. Dico una sola cosa. Pensate lo spreco e la corruttela che è rappresentata dalla formazione lavoro. La formazione lavoro serve ai formatori. Non serve né ai formati, né all'impresa, né all'economia. Anche perché manca un progetto industriale. Non c'è un progetto industriale. Formazione e lavoro, per esempio, tra le tante cose. Un'altra cosa, dopo, sono spot. A elezioni chiuse, fondi poi dedicheremo una puntata sulla formazione in Sicilia. No, fantastico. La deformazione della formazione. Prego. Fondi strutturali. Ora, sapete, amici miei, perché non si usano i fondi strutturali da noi? Ce li danno, ne avremmo un bisogno straordinario. Non vengono utilizzati. Voglio essere semplice ed essenziale. L'utilizzo dei fondi strutturali richiede che anche noi, l'ente, metta dei soldi, no? Per la partecipazione. E siccome quando fai dei progetti con i fondi strutturali sei sottoposto a controlli serissimi, le nostre istituzioni locali preferiscono rinunciare a utilizzare i soldi europei pur di utilizzare i propri come vogliono, senza controlli, come gli scandali ci fanno poi scoprire. Il 97% dei fondi europei in Puglia sono stati utilizzati. Bravo. Questo è pure bisogna riconoscere sarà argomento di un'altra capacità, allora, di sarà argomento di un'altra puntata di Agorà a urne chiuse, proprio perché è arrivata proprio 4 giorni fa la bacchettata dell'Unione Europea su 800 milioni di euro di fondi destinati alla Sicilia che sarebbero in bilico e quindi bisogna rimodulare alcune cose. Chiudiamo con Cannella e poi l'appello al voto, prego. Beh, al di là ho sentito parlare di difesa e di alcune cose, essendo peraltro componente della Commissione Difesa, al di là del tecnicismo sugli F-35 e non entro nel merito, non sono d'accordo sul fatto che la difesa debba diventare una difesa europea e non una difesa nazionale. Noi siamo per una tutela dell'identità nazionale, vuol dire anche identità politica. La difesa può essere certamente ristrutturata nella sua spesa, rivista, rimodernata, razionalizzata. Abbiamo migliaia di giovani in divisa col tricolore che sono costruttori di pace in luoghi difficili, penso all'Afghanistan, penso al Libano, penso ad altri luoghi. Abbiamo il dovere di dare loro tutti gli strumenti per poter fare il loro lavoro e poterlo fare in piena sicurezza. E credo che abbiamo ceduto quote di sovranità all'Europa già abbastanza elevate, e cedere anche la quota di sovranità che riguarda la difesa in toto non rientra certamente tra i miei auspici. Quando li facciamo poi, gli Stati Uniti d'Europa, allora? Gli Stati Uniti d'Europa sono un altro tipo di percorso io rispetto a quello. Lo farei io, certo, io no. Subito. Allora, io credo devo, all'Europa del Onorevole Dato. Devo già chiedere scusa al telegiornale perché abbiamo sforato, però 30 secondi ciascuno, perché questa, fra l'altro, è una nostra consuetudine di appello al voto. Il voto è sempre utile. Ora non entriamo qui sul tema del voto utile o inutile, ma ci mancherebbe, lo ha precisato. Stato Bersani, guardavo Mineo perché proprio è tornato proprio da Palermo questo tema del voto utile, andare a votare è utile. Allora, un voto a Fratelli d'Italia perché cominciamo dalla Cannella. Un voto a Fratelli d'Italia perché Fratelli d'Italia appunto rappresenta una forza politica nuova, una forza politica che vuole fare della libertà, della trasparenza e dello sviluppo il suo messaggio principale, e diamo appuntamento a tutti i palermitani domenica alle 10.30 al Cinema Imperia, dove lanceremo la nostra campagna elettorale insieme a Guido Crosetto. Grazie mille. Cinzia Dato, Centro Democratico, un voto per voi. Perché? Noi, perché noi siamo forse la chiave per fare
vincere il centro-sinistra per farlo governare, libero, indipendente da altri condizionamenti, con la capacità di fare riprendere il percorso di crescita al Paese in un momento difficilissimo per contingenze internazionali, ma con l'attenzione alle vere risorse del Paese. E ricordo sempre la Sicilia, l'Italia partirà dagli investimenti che farà in Sicilia, dalla possibilità di rendere la Sicilia una grande piattaforma di sviluppo nel Mediterraneo. Grazie. E poi con grande attenzione ai giovani e alle donne, senza le loro, non è per loro, è per noi. Chiarissimo. Che bisogna, senza la loro, grazie, energia l'Italia non va da, grazie, nessuna parte. Grazie onorevole Dato. Enrico Trantino, un voto alla destra. Centro democratico con Bruno Tabacci. L'avevamo detto, centro democratico, la destra di Storace, Enrico Trantino. Grande attenzione alle donne giovani, ma in questo momento soprattutto ai padri di famiglia sulle cui spalle incombe l'onere di portare a casa un minimo di stipendio che in questo momento neanche hanno. La politica regola le sorti del Paese, sicuramente una politica rissosa e chiassosa che allontana la gente dalla stessa. Io credo che in questo momento, pertanto, andare a privilegiare persone spendibili e credibili, so perché non hanno mai sgomitato per avere a tutti i costi una poltrona parlamentare, preferendo, per esempio nella mia persona, la poltrona del proprio studio, molto più comoda e che mi consente di far sicuramente gli interessi, in questo caso dei miei assistiti, credo che sia un plusvalore in questo momento di disorientamento collettivo. Grazie Enrico Trantino. Allora, c'è la possibilità di chiudere una pagina, quella della destra al potere da troppo tempo, una destra che ha favorito la speculazione del capitale finanziario e ha illuso il ceto medio, che è oggi molto più povero di prima. Allora io credo che con Bersani, con l'Italia giusta, si possa cambiare pagina, si possa stimolare una grande partecipazione popolare nel governo del futuro, non delegando, e soprattutto si possa sviluppare il lavoro produttivo, l'occupazione per i giovani, senza balle ma con promesse serie. Grazie. Laura Boldrini, SEL. Sì, io penso che... qual è oggi l'obiettivo? L'obiettivo oggi è di... finire questa era di berlusconismo che ha fatto male al Paese, ci ha fatto male, ci ha fatto perdere credibilità, ci ha fatto perdere opportunità sia in Europa ma anche nel Mediterraneo, come diceva Cinzia prima, nel Mediterraneo dove noi dalla Sicilia potremmo fare ponte. Penso che l'Italia debba riacquisire credibilità più che con gli F-35, con il dialogo, rilanciando con la democratizzazione nei paesi della sponda sud del Mediterraneo e giocando un ruolo da protagonista in questo. Solo una volta che i diritti sono stati, come dire, messi alla base, allora si può fare anche altro. Gli affari con i dittatori non funzionano, l'abbiamo visto con Gheddafi. Quindi votare SEL vuol dire oggi SEL è insieme al PD in questa alleanza di governo, vuol dire votare per un governo diverso, per cambiare pagina, e bisogna capire che se l'obiettivo è fare dell'Italia un paese più competitivo, dove si vive meglio, bisogna fare questo passo, non disperdere il voto ma votare per un cambiamento possibile. Grazie a Laura Boldrini. Chiudiamo con Pietro Longhi, perché un voto al PDL. Io dico un voto al PDL e alla coalizione del centrodestra, certo, perché mi piace parlare di coalizione perché ne parliamo troppo poco, e aggiungo un voto utile. Io porto al presupposto che gli italiani dovranno guardare con grande attenzione nei prossimi giorni e pensare di un voto che serva a governare il Paese. A questo punto siamo in chiusura, quindi gli amici, ma mi permetto di dire, sì, credo che sia importante stabilire chi deve governare e chi deve fare opposizione, perché siamo contro gli inciuci, noi non vogliamo che esista una democrazia ibrida in questo momento, dopo il voto, dove bisogna fare gli inciuci di palazzo per governare, quindi una scelta decisa, o col centrodestra o col centrosinistra. E poi concludo, questo credo sia un fatto importante, e mi permetto di dire, siamo contro la Lega, non abbiamo interrotto il suo appello al voto. Alongi, non mi sono permesso di interrompere, anche perché è un invito finale, lo faccio agli elettori. Vi invito ad andare a guardare il programma del PDL sul suo sito, ma aggiungo
guardate il programma che ho visto stamattina del Partito Democratico nel loro programma, e credo che gli italiani sapranno scegliere con grande intelligenza. I programmi sono realizzabili, sono pubblicati per essere visti, per e essere capiti anche, sono molto chiari. Ce lo auguriamo, grazie per essere stati i nostri ospiti, abbiamo veramente sforato, grazie a voi che ci avete seguito. Agora speciale elezioni torna puntuale come sempre venerdì prossimo alle 21:10. Arrivederci.